Lettori e lettrici, bentornati sul mio canale. Io sono Xades 5 e questo è un Leggo per voi. Curarsi coi libri. Come sempre saluto e ringrazio tutti i nuovi iscritti e do il benvenuto a quelli nuovi. Disturbi dalla A alla Z. I libri sono la cura per ogni malessere. Ci mostrano le nostre emozioni, una volta e poi ancora una, finché non riusciamo a dominarle. D. H. Lawrence. Abbandono. Canto della pianura, Kent Aruf. Se subito presto, l'effetto dell'abbandono fisico o emotivo, ad opera di un padre o di una madre troppo indaffarati per crescervi, o di qualcuno che vi ha detto di portare altrove i vostri capricci o le vostre lacrime, oppure se vi hanno letteralmente affibbiato a un altro paio di genitori, vedi adozione, può essere difficile da superare. Se non state attenti, potreste passare il resto della vita ad aspettarvi di essere mollati. Come primo passo verso la guarigione, spesso è opportuno rendersi conto che la persona che vi ha abbandonati è stata per ogni probabilità abbandonata a sua volta. Invece di pretendere che si scuotano o vi diano l'appoggio o l'attenzione che desiderate, mettetevi d'impegno e trovate qualcun altro a cui appoggiarvi, che sia meglio attrezzato per questo compito. L'abbandono è un tema centrale di Canto della pianura, cronaca di vita cittadina di Kent Aruf, ambientata a Holt, nel Colorado. Guthrie, un insegnante, è stato lasciato dalla moglie Ella, depressa, che finge di dormire quando lui tenta di parlare con lei e guarda la porta con gli occhi sgranati quando esce. I loro figli, Ike e Bobby, sono sconcertati per la sua inspiegabile assenza dalla loro vita. La vecchia signora Stearns è stata dimenticata dai suoi parenti, o perché sono morti, o per negligenza. Infine Vittoria, 17 anni e incinta di 4 mesi, viene abbandonata prima dal suo fidanzato, poi dalla madre che, per punire indirettamente l'uomo che mollò entrambe molti anni prima, le dice: "Tu ti cacci nei guai, io ti caccio di casa", e la sbatte per strada. A poco e in modo apparentemente armonico, anche se in realtà è Maggie Jones, una giovane donna col dono della comunicazione a orchestrare quasi tutto, altre persone salgono alla ribalta. I più sorprendenti sono i fratelli McFerron, una coppia di scapoli, irascibili e ignoranti, che allevano bestiame e accettano di prendersi in casa Vittoria. La guardarono come se potesse essere pericolosa, poi si guardarono il palmo delle mani callose, aperte davanti a loro sul tavolo della cucina e, infine, guardarono fuori dalla finestra gli olmi rachitici e spogli. Un attimo dopo li vediamo andare in giro a comprare una culla e lo slancio di affetto che Vittoria e il lettore provano per la coppia li trasforma nello spazio di una notte. Mentre osserviamo la comunità che si anima e ben presto diventa una famiglia allargata, la fragile signorina Stearns che insegna a Ike e a Bobby a fare i biscotti, i McFerron che si prendono cura di Vittoria con tutto il dolce e goffo impegno che normalmente riservano alle loro vacche, ci rendiamo conto di come il sostegno possa arrivare da luoghi assai sorprendenti. Se siete stati abbandonati, non abbiate timore a entrare in contatto con la comunità che vi circonda, per quanto poco conosciate i suoi membri come individui, e se avete bisogno di aiuti per trasformare in amici i vostri vicini, vedi vicini, avere dei vicini, un giorno vi ringrazieranno. Soprattutto ricordate che leggere fa bene alla salute. Ciao!